Quando devi comunicare il tuo prodotto o servizio, devi ricordarti di due cose fondamentali, due obiettivi o ostacoli, possiamo vedere da entrambi i lati. Prima di tutto dobbiamo ricordarci della persona che riceve il messaggio, che vede tantissimi messaggi ogni minuto. Quindi il messaggio deve essere memorabile. Cioè la prima domanda che ci dobbiamo fare è: devo dare un messaggio a una persona, a una campagna pubblicitaria ad esempio, oppure un messaggio su una landing page? Come faccio a far sì che quel messaggio sia memorabile, si attiri l'attenzione? La seconda cosa importante è che ci dobbiamo ricordare che la persona è un essere umano che ha tante cose da fare durante la giornata e che magari guarda il suo smartphone, perché ormai il 90% delle comunicazioni vanno tramite smartphone anche online, e nei momenti di pausa non è che si mette lì facendo la sessione di un'ora, adesso faccio la sessione di un'ora di smartphone e mi guardo tutte le pubblicità, figurati, non fanno così, no, le persone. E quindi dobbiamo ricordarci come possiamo attirare l'attenzione in pochi secondi con immagini e parole di grande impatto. Oggi ti volevo far vedere una campagna pubblicitaria che mi è piaciuta molto perché utilizza un'immagine d'impatto con sottinteso un messaggio. Questa è la campagna di Bigelow, che produce dei tè naturali. E cosa hanno fatto? Hanno utilizzato questi vasi a forma di tazza con dei fiori, delle piante da cui hanno fatto spuntare questa bustina di tè. Un'immagine che è facile da vedere, cioè è facile da comprendere, no? Quindi c'è un tè naturale, vedi? Sono due messaggi complementari che hanno creato poi un'immagine. D'altra parte è un messaggio memorabile, in questo caso addirittura è un messaggio che crea quella che si chiama la photo opportunity, l'opportunità di fare un'immagine che poi viene condivisa online. Quindi hanno creato anche l'opportunità di fare delle foto e quindi di condividere il messaggio gratuitamente attraverso gli utenti che fanno le foto, le postano e dicono: guarda che bella questa campagna. Ecco, questo è il messaggio fondamentale che ci ricorda che quando vogliamo comunicare qualcosa, soprattutto oggi, dobbiamo pensare che le persone hanno mille cose da fare. D'altro canto, sono attirate da qualcosa di interessante, sono attirate da qualcosa di memorabile che attira appunto la loro attenzione in un mondo di stimoli che spesso sono tutti uguali. Quindi, come hanno fatto Bigelow a attirare l'attenzione sulla strada con mille altri stimoli? L'hanno fatto con questo messaggio, tè naturale, proposto però in un modo molto originale. Ecco, prova a pensare tu qual è il tuo messaggio che vuoi portare e come fai a darlo senza alcuna parola.